Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un grande classico che tutti avete assaggiato, ma che sono sicura dopo che avrete visto questa ricetta correrete in cucina a prepararlo nuovamente. Faremo i biscotti brutti ma buoni. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono le nocciole, perché questa ricetta lo sapete che ha origini piemontesi, anche se poi naturalmente si è diffusa in tutta Italia e ognuno l'ha interpretata e modificata a proprio piacimento. 200 grammi qui abbiamo. Ci serviranno 100 grammi di albumi a temperatura ambiente, 60 grammi di zucchero semolato, 140 grammi di zucchero a velo. Poi abbiamo, a parte dell'estratto di vanillina, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Io ho pronto il mio mixer e allora mettiamoci subito a prepararli. Come prima cosa dovevo andare a frullare le nocciole. Se naturalmente avete la granella di nocciole, omettete questo passaggio. Io userò la funzione Pulse, che tutti i mixer o anche quelli manuali hanno, per grattugiare. Questo onde evitare di surriscaldare le nocciole e far fuoriuscire l'olio, che altrimenti si andrà ad attaccare poi ovunque e renderà il risultato dei nostri biscotti pessimo. Al mixer, chiudo, frullo e ci vediamo fra poco. Dobbiamo tenere proprio una granella di nocciole come questa. Trasferiamola in una ciotola. Ho trasferito la granella di nocciole in questa ciotola. Dobbiamo andare ad aggiungere adesso lo zucchero a velo, la vanillina e l'estratto di vaniglia. Mescoliamo adesso tutti gli ingredienti bene e lo mettiamo da parte. In quest'altra ciotola invece dobbiamo andare a montare gli albumi con un pizzico di sale. Inizio a montare e quando fa la schiuma, fra poco, andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato. Nell'aggiungere lo zucchero semolato non spegnete pure il frullatore e continuate a montare. Abbiamo montato gli albumi a neve ben ferma e ora aggiungiamoli a poco all'interno delle nocciole. Mescolate dal basso verso l'alto per non farvi smontare nulla. Aggiungete anche il resto. Ora, aiutandovi con due cucchiai, come sto facendo io, adagiate una quantità, distanziandoli uno dall'altro, su una teglia ricoperta di carta forno. E continuate così, piano piano, a riempire tutta la vostra teglia. I nostri primi biscotti, brutti ma buoni, sono pronti per andare in forno. Cuociono in forno già caldo, preriscaldato, a 150 gradi per 25-30 minuti. Io inforno i primi e ci vediamo dopo. Eccoci qui, i nostri biscotti, brutti ma buoni. Ma che brutti, sono buonissimi, ma che ve lo dico a fare? Due già mancano. Sono pronti per essere gustati. Hanno cotto a 150 gradi per 30 minuti. Una volta tolta la teglia dal forno, li ho lasciati completamente raffreddare. Si mantengono in una scatola di latta, se volete, anche 6-7 giorni. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Io me ne vado a mangiare altri due. E ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.